Giambalaya, ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Vi ringrazio infinitamente per il nuovissimo traguardo di 709-707 iscritti. Vi amo, vi adoro. Grazie infinite. Siamo qui con un gameplay in conquista, canale di Noshar con il T90 fazione russa in Battlefield 3. Utilizzerò questo mio gameplay di sottofondo per parlarvi della ormai recente fiera internazionale dei videogame, l'E3 Electronic Entertainment Expo, per parlare, insomma, con voi delle mie impressioni riguardo alle console di nuova generazione, ai giochi di nuova generazione. Per quanto riguarda le varie conferenze, non ho visto quella di Nintendo perché non era di mio interesse. Ho spizzicato qua e là, grazie al canale LegolasDef90, le conferenze dell'E3. Scusate, non delle tre, della EA, Electronic Arts. Quella lì l'ho vista tutta, poi ho visto parte di conferenza Sony e un piccolo riassuntino della conferenza della Microsoft. Vari rumori molesti si sentono all'esterno, non vi preoccupate, è solo un signore col trattore. PlayStation 4 mostrata finalmente nella conferenza di Sony, la conferenza che mi è piaciuta parecchio, però devo dire che quella dell'EA è stata veramente molto molto bella, perché tutti i vari giochi, pur essendo uno che odia gli sport, nella sezione dedicata al settore dello sport, FIFA, vari giochi di football mi sono rotto i coglioni, però per il resto Battlefield 4 soprattutto e Need for Speed, insomma, sono stati parecchio interessanti. Per nulla togliere alla conferenza appunto Sony, che ci ha mostrato il design di PlayStation 4 abbastanza accattivante, sicuramente migliore di Xbox One, perché diciamo che è parecchio interessante il fatto che ci sia una suddivisione tra la parte sotto e la parte sopra. Mi sbilancio nel dire che forse servirà per raffreddare la console, lo spero vivamente, una struttura un po' strana, un po' spigolosa. Magari se fosse stato un po' a cubo sarebbe stato possibile posizionare la console in più postazioni, però teoricamente c'è una postazione fissa, come per Xbox 360, in cui la console deve stare per poter far girare decentemente il disco. Molto molto bella, il joystick era già stato presentato, mi è piaciuto tantissimo, a discapito di tanti altri che invece lo ritenevano banale. Con l'implementazione del touchscreen nettamente superiore al controller di casa Microsoft, che si mantiene, credo, con la stessa linearità dei vecchi controller, mentre invece quello di casa Sony possiede un sensore di movimento, possibilità di vibrazione e appunto questo touchscreen, che magari l'utilità potrà essere insignificante, però c'è. E chi riuscirà a sfruttarlo magari in un videogioco può rendere un'esperienza di gioco veramente unica e innovativa. Xbox 360, sì, Xbox 360, Xbox One già stravista, secondo me un'azione poco azzeccata per quelli della Microsoft, che da 0 a 100 hanno proposto, come vi ho già detto in un precedente video, tutto. Mentre invece la Sony ha saputo gestire, equilibrare questa cosa, e è qui che si vede la differenza tra chi, diciamo, è nettamente più superiore di altri, perché diciamo, fare questi passi avanti ha tenuto anche in suspense tutto il mondo di videogiocatori. Andrò a prenotarla il più presto possibile PlayStation 4.
pur andando incontro a molte persone che me lo sconsigliano perché può avere dei bug, può avere questo, può avere quest'altro, però diciamo che c'è un fattore molto decisivo che mi ha fatto optare per questa scelta. Innanzitutto perché c'è teoricamente un'offerta abbastanza interessante a GameStop che me la potrebbe scontare di 130 euro. Dall'altro canto è il fatto che al lancio costa 400 euro, adesso per alcuni potrebbe essere una cifra importante. Secondo me, a parità di console nuova generazione e tutto, è una cifra molto abbordabile. Per quale motivo? Perché se ci riflettiamo un attimo, se siete dei visualizzatori, insomma, se conoscete un po' l'economia videoludica, ultimamente sono uscite parecchie PlayStation 3 da 500 GB con all'interno un gioco da 70 euro, per esempio The Last of Us, con all'interno Django, il film quello lì di Quentin Tarantino, l'ultimo, con PlayStation 3 dell'ultima generazione, con 500 GB di hard disk, da GameStop va a costare 300 euro. Se ci aggiungiamo 100 euro, ci portiamo a casa una console di nuova generazione. E quindi, per queste motivazioni, la prenderò al lancio perché l'attesa può essere estenuante. Quindi la prenderò. Non vedo l'ora di prendere Battlefield 4. Quando ho visto della conferenza EA Battlefield 4, per me è stata un'emozione veramente veramente molto unica, irripetibile, cioè è un gioco sensazionale. Secondo me Battlefield 3 rasenta tuttora la perfezione di videogioco di guerra a 360 gradi, che dà un'esperienza al videogiocatore nettamente superiore a qualsiasi altro gioco di guerra presente sul mercato. E trovo che gli sviluppatori ogni anno si sforzino veramente tantissimo e ci riescono, fanno veramente dei passi da giganti, mentre invece Call of Duty continua ad essere veramente dura come il coccio, non propone novità. Ho visto, se non sbaglio, su Jimba Network un video in cui si parla della grafica di Call of Duty Ghost, veramente comica come cosa, perché c'è un riferimento al fatto che vengono perfezionati alcuni dettagli, come per esempio le rocce o la consistenza delle pareti rocciose. E mi ha saputo colpire in particolar modo un commento, il primo commento che è stato fatto da un ragazzo, che mi ha fatto veramente scompisciare dal ridere, e cioè in risposta a questo video è stato commentato, ovviamente su YouTube, mentre questi di Call of Duty, insomma, parlano della precisione dei sassi dal punto di vista grafico, su Battlefield 4 cadono grattacieli. Cioè, ragazzi, secondo me è da veramente ignoranti dire che Battlefield 4 sia una merda. Battlefield 4, solita minestra pompata, graficata, poi alla fine non c'è niente. Cioè, mi sembrano proprio delle riflessioni da imbecilli, perché Battlefield è veramente un videogioco ben fatto, che ogni anno sa stupire, e quello che ci hanno mostrato alle 3 è stato un esempio lampante: mappe gigantesche, distruttibilità veramente molto perfezionata, grafiche, migliorie dei dettagli superiori. Ovviamente molti spunti saranno presi da Battlefield 3, ma per quale motivo? Perché Battlefield 3 andava benissimo e lo stanno migliorando, cioè stanno, secondo me, migliorando la perfezione. E sapere che su PlayStation 4 sarà possibile giocare 32 contro 32, beh, mi ha fatto veramente drizzare il membro, perché finalmente anche i giocatori per console potranno giocare in quelle orge di guerra assoluta.
Per quanto mi riguarda, secondo me il sogno degli sviluppatori della DICE, insomma, di Battlefield 4 è questo, cioè 32 contro 32, grandi mappe, mezzi, varie specializzazioni, grande gioco di squadra per la vittoria. Questo è un videogioco assurdo perché in Battlefield escono tanti bei propositi per i videogiocatori, come per esempio il gioco di squadra, l'affiatamento per una vittoria, la rianimazione per non perdere ticket, il gioco di squadra di munizioni, fuoco di soppressione, il fatto che su Battlefield 4 ci sarà un capo squadra che darà gli ordini. Questo 32 contro 32, uno stile di guerra molto approcciato al realismo, tanti soldati, grandi scontri di mezzi e tante cose, non si può descrivere Battlefield 4, secondo me Non ci sono parole per descrivere, secondo me, il gioco dell'anno, il gioco di sempre. E mi piace talmente tanto quest'idea di Battlefield 4 che forse per il primo anno, da quando posseggo una PlayStation, insomma una console abbastanza decente, che non comprerò COD al lancio, perché voglio solamente concentrarmi in un gioco che secondo me merita. Con questo non voglio dire che non prenderò Call of Duty Ghost, è un videogioco che porta il nome del mio ID, insomma porta quello che mi ha spinto a creare il mio account, e quindi deve far parte della mia collezione di videogiochi a cui ho giocato, ma non sicuramente al lancio, anche perché in parole spicciole veramente ti danno poco, se anche per il fatto della prenotazione di Call of Duty Ghost, che ti danno una mimichette cuccia per Black Ops 2. Già che Black Ops 2 ci gioco poco, mi date pure una mimetica. Secondo me dovevano regalare un passamontagna con la forma di Ghost, allora lo prenotavo, ma ti danno una cagata. Prenota Battlefield 4, piastrina più DLC gratis, porca puttana. Questo vuol dire fare videogiochi, questo vuol dire attirare i videogiocatori, quelli che giocano a COD, continuano a giocare a COD, porca puttana. E anche io ne faccio parte, ve lo dico da giocatore pure io ignorante, che ogni anno compro il gioco da 70 euro, che per carità è perfetto, l'ho già detto, cioè è perfetto. Se parliamo di videogioco a 360 gradi è un gioco perfetto, perché ti dà una campagna molto bella, un online ovviamente discreto, piace non piace, però alla fine piace a tutti più o meno, no, ho detto una cazzata, e poi ti danno o zombie o modalità coop, quindi un gioco che 70 euro li vale, perché è longevo, è un gioco che si svaluta poco, non ha il pass, quindi un gioco molto straordinario. Non voglio adesso criticare, non voglio beffeggiare un gioco a cui ho giocato tantissimo e continuo a giocare parecchio, però ogni anno fare sempre un gioco che guadagna milioni e milioni e non regalarti qualcosa mi dà fastidio, perché Battlefield è un gioco che, pur guadagnando parecchio di meno di COD, ti dà tutte queste cose che sembrano cavolate. Che cazzo ci faccio con la piastrina? Che cazzo ci faccio col DLC? Non ci fai niente, però è l'approccio che conta, è questo tentativo. Che invece Call of Duty non si sogna nemmeno sempre la solita minestra riscaldata. Cioè, magari provare ad osare a creare qualcosa di innovativo, magari anche troppo, però dire ci hanno provato quelli di Call of Duty a fare un gioco sensazionale, invece continuano a non rischiare, a non osare,
Battlefield rischia sempre, cazzo. Fa mappe grandi, fa 32 contro 32, magari non regge, magari farà schifo, magari nessuno giocherà 32 contro 32 perché lagherà da schifo, connessione italiana, bestemmie, eccetera. Ma ci hanno provato, vogliono darci un'esperienza, vogliono farci giocare quelli della DICE, vogliono farci divertire. Quest'anno sarà un anno ricco di sfide, perché per la prima volta dal punto di vista videoludico due console si affrontano al lancio. Xbox 360 è sul mercato da circa 8 anni, migliorie fatte in esigue, però è sul campo da 8 anni. PlayStation 3 da un po' di meno, casa Sony preferisce ogni tanto cambiare l'acqua. Per la prima volta due console si affrontano più o meno al lancio, più o meno periodo invernale, e soprattutto si riaffrontano due grandi titani. 2 anni fa si scontravano Modern Warfare 3 e Battlefield 3. Per me ha vinto Battlefield 3 sotto tutti i punti di vista, pur avendo fatto su questo canale infiniti gameplay su MW3, perché alla fine l'ho odiato ma ho fatto 20 prestigi e ne sono stato soddisfatto. Mi è piaciuto, però parecchie cose no. Quest'anno si affrontano due altri videogiochi, cioè Battlefield 4 e Call of Duty Ghost, che non sembra sbilanciarsi più di tanto, non sembra far vedere tanto di nuovo, a parte questa ipotetica nuova grafica che fa vedere i sassi. Sta a voi la scelta, io ho già scelto, insomma. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, lasciate un pollice in su e un vostro commento. Questi sono i miei pareri, ognuno la pensa come gli pare. Jambalaya, ciao a tutti ragazzi e grazie per i 707 iscritti. Bangarang!